Buongiorno da Locarno e buongiorno, questa volta lo diciamo in italiano perché c'è la grande ritorno in questa domenica del cinema italiano in Piazza Grande. Buongiorno Carlo Chatrian, ben ritrovato. Buongiorno Lorenzo, grazie. Allora partiamo proprio da questo ritorno del cinema italiano in Piazza Grande. Francesca Comencini, Amori che non sanno stare al mondo, diciamo così, è una storia, più che una storia d'amore, è una storia sulle ossessioni dell'amore. È proprio così, è una storia ossessiva, una storia con una protagonista che, come in un grande flusso di pensiero e di parole, rielabora la sua avventura amorosa. La cosa interessante è, da un lato, il fatto di parlare delle sconfitte d'amore dal punto di vista femminile e di una donna che non si rassegna al suo ruolo di vittima. Dall'altra parte, la cosa che a me piace molto del film è come a livello visivo Francesca Comencini ha lavorato, includendo materiale d'archivio, cambiando da un registro più poetico a uno più comico, con anche dei gustosi camei come quello di Yaya Forte. In piazza c'è un altro film subito dopo, un thriller fantascientifico, magari facciamo un flash su What Happened to Monday, e anche qui c'è una trasformazione femminile. Sì, prodotto da Raffaella De Laurentiis, girato da Tommy Virkola. Il film è un film di genere, un film noir, potremmo dire, ambientato in un futuro. La caratteristica del film è che c'è una straordinaria attrice, Noomi Rapace, che si fa in sette, perché interpreta sette sorelle. Trasformazione che possiamo dire così è un po' un filo conduttore anche dei film che vedremo nel concorso internazionale. Partiamo da un film molto atteso come quello di Serge Bozon, Madame Hyde. Diciamo così, c'è una scossa elettrica e c'è una Isabelle Huppert in versione, diciamo così, camaleontica. Sì, sono due film che hanno proprio il tema della trasformazione al loro centro, sono due film che affrontano il genere. Madame Hyde di Serge Bozon ci porta nei territori della commedia, nei territori della banlieue, però con un soggetto molto serio, l'educazione, come l'educazione può essere un'esperienza fulminante, ecco, per usare la metafora. Dall'altra parte, se mi permetti, passo al brasiliano, As Boas Maneiras. Lì la trasformazione invece molto più radicale avviene di notte, meglio non svelarne di più. Siamo nei territori di un film che passa dal neorealismo veramente al film horror. Hai già fatto te il passaggio. Uno dei film più attesi è un evento, diciamo così, è un film restaurato che era stato fatto da un grande regista, come da un grande maestro come Jean-Luc Godard nel 1986 per la televisione. Oggi torna in sala, oggi torna in versione restaurata, è un film evento di questa Locarno 70. Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma è un film non tra i più noti di Godard, è già stato visto ovviamente, pensato per la televisione, ha circolato in alcune retrospettive, però la copia che mostriamo oggi è davvero completamente nuova. È nuova anche la concezione, cioè l'idea di farlo distribuire in sala, sarà in uscita nelle sale francesi in autunno, e di riportare anche al centro questo straordinario regista che proprio con questo film o in quegli anni lì iniziava a ripensare il suo concetto, perché ricordiamo, questo film è un po' all'origine del grande progetto Histoire du cinéma. C'è uno straordinario Léo affiancato da Jean-Pierre Mocky. Queste sono le storie del grande cinema, ma Locarno diventa anche un intreccio di storie più piccole, ma di storie molto affascinanti. C'è una curiosa oggi per la sezione dei Pardi di domani. Si tratta di Rafael Ramirez, è un regista cubano che oggi arriva a Locarno e per la prima volta esce dal suo paese, da Cuba, ed esce per presentare il suo cortometraggio. Los Perros de Amundsen è un film tra lo sperimentale e l'onirico, che include materiale d'archivio, che ci porta appunto il nome Amundsen nel grande nord. È una bella storia che ci permette appunto di parlare di questa sezione che ci sta a cuore, perché rivela delle nuove voci che vengono a tutto il mondo. E la storia di Ramirez è ancora più affascinante, perché se il cinema Locarno fa viaggiare gli spettatori nel mondo, è anche importante ricordarci che anche i registi a volte viaggiano e vengono a Locarno. Parliamo di cinema, ma parliamo anche di questo controcampo con le parole che si inaugura proprio oggi, un nuovo spazio, i talks della Mobiliare per il Festival di Locarno, e il primo personaggio è Carla Del Ponte. Il tema è la casa, cosa potremmo sentire in questi talk?
Il tema è la casa, Carla Del Ponte non ha bisogno di tante presentazioni, l'idea è di dare un contrappunto alle proiezioni. Chiacchierate, però anche immagini che abbiamo chiesto di portare con le chiacchierate. Sono una iniziativa nuova che è tutta da scoprire, è una sorta di happening, ce ne saranno altri tre e la parola è un momento molto importante a Locarno. Parola peraltro ancora unita anche al video, perché c'è anche la tavola rotonda sul video saggio oggi alle 3:30, quando la critica diventa video saggio. E noi ti ringraziamo, Carlo, per tutti questi consigli di giornata. Buona domenica di festival e come sempre prima di congedarvi c'è sempre il solito assaggio di quanto vedremo oggi a Locarno.